continuiamo adesso con la ricetta di Lipurceduzzi. Lipurceduzzi si chiamano così perché hanno la forma di piccoli porcellini. Qualcuno dice porcellini d'India perché molte donne passavano lo gnocco dietro la grattugia e quindi veniva fuori questa forma un po' con gli aculei arrotondati. La prima fase è uguale, cioè 1 chilo di farina, 200 grammi di olio extravergine di oliva o 150 di strutto. Vino bianco 200 grammi, acqua quanto basta, un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero, 2 uova al massimo, 2 uova, ammoniaca. Dopodiché facciamo lo stesso procedimento dell'olio scaldato, mi raccomando, sul fuoco con la buccia di mandarino e mischiamo tutto. Per ultimo, in un po' di acqua sciogliamo l'ammoniaca e impastiamo. Fra qualche racconto finché io scano la pasta. La pasta, praticamente a casa hanno fatto le bocconote e le portavamo al forno. Io abitavo in via Montenegro. Al ritorno io portavo sta taglietta qua, sta rame, diciamo, piena di bocconote a capo, e mi accompagnava mia sorella. Arrivava la discesa della cattedrale che va verso via Montenegro, siccome era scirocco, picchio una sciolata e cado in terra, spiccio in terra. E io vado in terra e la quantiera si dava il punto suo, sciola alla scendura. Mia sorella mi sa credere, mamma mia, le bocconote, c'è bocconote che mi ha già ucciso da parte delle bocconote, guarda, ma è più prezioso le bocconote. Abbiamo formato un panetto morbido. Qualcuno nella pasta ci mette anche la cannella spezzettata così, o io veramente preferisco metterla sopra come condimento una volta che li ho fatti. Un saporisce sempre. Sì. Prendiamo un pezzo di pasta e formiamo un maccherone lungo del diametro di un dito. Se la mano scivola potete anche bagnarvela un po', Dopodiché tagliamo a tocchetti di Lipurceduzzi. Vi faccio vedere anche come potete fare. Vedete? Ricordo che la mamma li faceva fare a noi più piccoli questi, perché così perdevamo un po' di tempo. Intanto che io friggo, raccontiamo un po' cosa si mangiava una volta, ma molte famiglie ancora oggi lo fanno, tradizione, la sera della vigilia di Natale. La vigilia, sì, esatto. Ma sai perché? Sinceramente in casa mia non abbiamo mai fatto la cena di Natale, perché col fatto che portavamo Gesù Bambino in tutte le case, praticamente mangiavamo così. No, da noi si usava, sì. Il menù era sempre lo stesso. Gnocchette con sugo, tenutelo cruenco. Quelli piccolini, enormi. No, di farina e acqua e basta. Esatto. Non di patate. No. Perché qualcuno potrebbe intendere. Poi lo sugo dello cruenco, poi l'anginta. Però devi dire cos'è lo cruenco. Il gronco in italiano, con capitolo è diverso. È vero che c'era il pasto dei signori che era fatto col capitone, e invece il pasto dei più poveri che era fatto col baccalà. Con il baccalà. Il sugo del baccalà. Il sugo rosso del baccalà. Esatto. Dunque, l'angina non c'era, manca mai. Lo baccalà, oro, insomma, c'era parecchia, i rapicavoli stufati, chi le gradiva. Non c'era manca, ci stavano i cepoli, i rapicchi ancora. E poi, come cozze, le canestrelle. Scoliamo dall'olio i nostri Lipurceduzzi. Il nostro miele è già pronto.
mettiamo i porceduzzi nel miele, lasciamoli per il tempo di un'Ave Maria veloce, un modo come un altro per dire due preghiere. Scoliamoli bene, mi raccomando. Di solito io li metto nel miele quando sono già freddi. Oggi abbiamo reso l'operazione più veloce. Adesso dobbiamo condire. E poi lo assaggiare. E poi dobbiamo assaggiare. I soliti pinoli, che secondo me devono abbondare perché mi piacciono. L'anisini. Qualcuno ci mette la granella di cioccolata, io preferisco come sempre il cacao. Dopodiché le possiamo mangiare. Che odore, guarda, senti. Dopodiché Franco fa da cavia. Ecco qua. E dammelo un cucchiaino, una cosa, no? Te lo stavo dando. Grazie. Solo che forse sono bollenti. Sì, no, ma aspetta, mica sono troppo bollenti. Io non qua a una bocca subito. Tentano a bruciarti. Sono buoni? Morbidi al punto giusto, vero? Perché se no, se sono troppo duri, fanno male i denti. 7 più, il massimo voto che do io. Ah sì? E questo è il massimo 7 più? 7 più, quando 7 più io vuol dire il massimo. Non è 10 allora il massimo per te. 7 più.